viaggio interattivo e virtuale intorno alla canzone d'autore Cielo in una stanza, Cardiologia. E il secondo appuntamento del Viva Verdi Multiculti è andato in scena domenica 23 ottobre nelle splendide e suggestive stanze di Palazzo Bernardini di Matera. Uno storytelling incentrato sulle dinamiche amorose di ciascuno di noi, visto dall'angolazione musicale, raccontato e cantato attraverso il cielo in una stanza di Paoli, caposaldo e manifesto della canzone d'amore per antonomasia ad oggi. Avevamo voglia di raccontare le dinamiche del cuore in 60 anni di canzone italiana, diciamo proprio dal cielo in una stanza ad oggi, per capire, per comprendere, per interrogarci su quello che è cambiato proprio attraverso le canzoni che sono il nostro comune amore, quindi la canzone italiana. E quindi abbiamo utilizzato un repertorio vasto, vario e anche inconsueto, con degli stralci narrati che hanno appunto fatto da connettivo a tutto l'argomento e a tutto lo spettacolo. Di fare quella di Newt, che è un cantatore bravissimo, che se non concede davvero a recuperare, e che è una persona delicatissima che lascia anche intravedere i denti. Più lontano non stai, più vicino ad esempio. Sono dell'opinione che andare a toccare certi pezzi della storia della canzone italiana ci vuole tantissimo tatto, parentissima chirurgia a proposito di Gia. E, l'abbiamo fatto con tanta delicatezza quanto potenza, quanto ammirazione verso le canzoni che cantavo, quindi fino a quando c'è il rispetto di quello che canti e ne fai soprattutto una chiave di lettura personale. Funziona, così può funzionare, quando si trascende nell'imitazione o nella, ecco, tutto quello che riguarda l'imitazione probabilmente non riesce. Abbiamo fatto i nostri occhi su questo mondo, la nostra lettura delle cose, la nostra visione e l'abbiamo raccontata attraverso io le canzoni e Laura attraverso appunto la narrativa. Ci siamo riusciti.